L'impegno del governo è quello di determinare una svolta o di contribuire a determinare una svolta, perché da sole le istituzioni non potrebbero assolutamente raggiungere l'obiettivo di una sana e concreta prevenzione senza la consapevolezza degli abitanti, dei cittadini, che hanno il diritto ma anche il dovere di sapere di vivere o di convivere con un territorio a rischio. È chiaro che il rischio non si può evitare, ma si può contenere. Oggi la prevenzione in Italia resta ancora un argomento tabù. È una sorta di tara antropologica, è un difetto genetico, è un approccio culturale che si è consolidato nel tempo. Tendiamo a dimenticare piuttosto che a ricorrere ai rimedi. L'obiettivo è quello di cominciare dalle scuole, cominciare dalle prime classi. Dico sempre che dal Giappone dobbiamo imparare, è la terra più ballerina al mondo, e però i bambini sin dai primi rudimenti apprendono che come comportarsi e come acquisire conoscenza di buone pratiche in caso di calamità. Lavoriamo su questo fronte, stiamo già preparando un serio disegno di legge con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Ci vorrà del tempo, perché far cambiare un approccio culturale non è impresa facile, ma anche le strade più lunghe cominciano con un piccolo passo. Collaborare per riuscire a determinare una seria politica di prevenzione che abbatta alcuni pregiudizi. Io torno a parlare dell'assicurazione contro i rischi naturali per i proprietari degli immobili, e mi spingo a parlare del fascicolo del fabbricato o del certificato di efficientamento statico. Credo che sia prioritario rispetto all'efficientamento energetico, senza nulla togliere agli obiettivi della transizione ecologica alla quale dobbiamo guardare. Fine mese avremo a Roma il commissario per gli aiuti umanitari di Bruxelles, dell'Unione Europea, e con il capo dipartimento Curcio affronteremo proprio il tema legato all'efficientamento statico, che crediamo arrivi un minuto prima dell'efficientamento energetico. Il diritto alla sicurezza credo sia prevalente su ogni altro obiettivo. La prevenzione sismica non è solo una formula, è un obbligo civile per chi vive, parlo degli italiani, in una zona, in un paese in cui circa un terzo dei comuni è ad alta vulnerabilità e rischio sismico, quindi interiorizzare e fare non solo memoria ma proposta operativa questo tema è centrale proprio per il destino dell'Italia. Super Sisma Bonus, secondo lei sarebbe replicabile a livello nazionale? Secondo me è stata un'occasione perduta, perché come ha detto qualcuno e come aver fatto io spesso il lifting a una signora di 95 anni, cosa voglio dire? Aver messo sullo stesso piano sisma ed eco bonus, al di là di ogni altra considerazione su questi 130 miliardi di euro, secondo me potevamo fare meglio, impone una riflessione. È stato intelligente fare cappotti termici su immobili che alla prossima scossa, che tanto ci sarà perché il nostro paese sismico, dovremo aprire per vedere se ci sono state le lesioni. Ecco, io credo che l'incentivo rispetto all'obbligo della sicurezza sismica sia assolutamente da replicare, rinnovare e aggiornare. Per farlo però bisogna dare carattere prioritario e pregiudiziale proprio alla sicurezza sismica. Prima la sicurezza, prima un vivere, poi fare il resto, perché è importante l'efficientamento energetico. Lo stiamo facendo anche nel cratere 2016 con molta lena e molta diligenza, però ci sono delle priorità. Questa giornata ce lo ricorda. Ci portiamo dalla giornata di oggi, quanto è importante sensibilizzare sulla prevenzione del rischio sismico? Una giornata importante, io ringrazio Inarcassa e tutti gli operatori che condividono con me il ruolo di agenti della ricostruzione rispetto a un territorio enorme, 8.000 km quadrati che nel 2016-2017 fu squassato da una sequenza sismica senza precedenti. Noi siamo particolarmente soddisfatti perché gli ingegneri, gli organismi tecnici, le professionalità devono gestire quegli obblighi di aggiornamento e di attualizzazione della prevenzione sismica, che però richiede professionisti. Uno dei grandi temi della nostra nazione è che purtroppo c'è carenza di ingegneri edili.
e civili in genere. Da questo punto di vista io posso dire che anche nella ricostruzione del 2016 registriamo un'insufficiente dotazione di organici, circa 4.000 sono i professionisti che si occupano della ricostruzione, abbiamo ancora 20.000 progetti da depositare, quindi c'è un appello che deve essere colto proprio sulla base degli stimoli che dà in Arcas e più in generale il mondo delle professioni, che le professioni tecniche sono parte integrante delle soluzioni che un paese sismico non può non avere. Noi di Fondazione Narcassa ci mettiamo a disposizione della politica, diamo quindi attraverso anche un manifesto di 6 punti che abbiamo presentato oggi una serie di indicazioni di quelle che secondo noi potrebbero essere le priorità di intervento per appunto la prevenzione sismica degli edifici italiani. Lo ribadiamo, per noi è fondamentale che si abbia un'agevolazione fiscale su quelle che sono le verifiche statiche e sismiche degli edifici, proprio perché servono ad avere una mappatura dello stato del patrimonio immobiliare, ma soprattutto servono anche a una selezione qualitativa degli investimenti. Abbiamo visto che sul super bonus ci sono state delle criticità perché il super bonus è stato molto poco utilizzato dal punto di vista del sisma, ma è stato molto più utilizzato dal punto di vista dell'efficientamento eco. Invece secondo noi è prioritaria la salvaguardia della vita umana. Essendo prioritaria la salvaguardia della vita umana, bisogna ovviamente investire sulla prevenzione sismica e quindi è utile che siano effettuate queste verifiche statiche e sismiche ed è utile quindi che si punti sulla prevenzione.